Buongiorno, in questo tutorial cercherò di spiegare come fare un mosaico con Inkscape. Due sono le possibilità: A, priorità di forma, cioè selezionando prima le forme e creandoci il mosaico sopra, oppure a priorità di colore, cioè prima mettendo le tessere e poi disegnandole un secondo momento. Vediamo subito quest'ultima possibilità, creando una figura. Togliendo però questo riempimento, magari invertiamolo con il contorno giusto per avere un'idea di dove sia posizionato l'oggetto, lo convertiamo in tracciato. Adesso con Ctrl D o Command D ne facciamo una copia e lavoriamo su quest'ultima, dando un riempimento particolare con estensioni, genere da tracciato, motivo Voronoi. Motivo Voronoi, vediamo un'anteprima diretta con questi parametri. Forse se lo facciamo un po' più piccolo, le celle vengono, ecco, più definite. Applichiamo questo, chiudiamo e qui abbiamo le nostre tessere del mosaico. Allora, come vedete, qui il riempimento è un motivo, mentre c'è un contorno. Il contorno lo possiamo adesso togliere, tanto disturba e basta. Mentre il motivo lo dobbiamo convertire per poterne poi fare delle operazioni booleane. Allora, il motivo lo convertiamo in questo modo con oggetto, motivo, da motivo ad oggetto. Adesso non è più un motivo, è un contorno, ma ancora non va bene. Innanzitutto potremmo anche variare la larghezza del contorno, se magari ci sembra troppo spessa. Vediamo un po'. Sì, questa potrebbe andare bene. Dopodiché, ancora una volta, tracciato da contorno a tracciato, e questo riempimento non è impostato, in realtà è un nero. Possiamo mettere nero, gruppo di due oggetti, lo separiamo. Abbiamo due oggetti, uno di questi è un, eccolo qui, è un po' un fantasma, una geometria fantasma. Abbiamo quindi questa nostra base. Adesso torniamo su questo, diamo come riempimento il colore che più sarà presente nel nostro mosaico, che potrebbe essere ad esempio un cielo, color cielo. Vediamo un po', gli diamo questo celestino, togliamo anche qui il contorno, lo scaliamo un minimo per farlo rientrare sotto questo. Prima però, vediamo di. Ecco, dobbiamo selezionarli entrambi, esatto, e area selezione, mettere in questo modo, facendo in modo che il mosaico sia in primo piano. Adesso selezioniamo entrambi e facciamo una differenza con Ctrl meno oppure col relativo comando di menu. Abbiamo le nostre tessere. Tuttavia sono ancora un singolo tracciato. Allora dobbiamo separarlo. Con tracciato separa. E adesso abbiamo tutte queste tessere, sono singoli elementi singoli. Adesso che cosa vogliamo fare? Con la priorità di colore dobbiamo settare l'area che vogliamo colorare. Supponiamo di voler fare un sole. Selezioniamo qui. Selezioniamo questo strumento, ritocca. Vediamo qui lo strumento tinteggia gli oggetti selezionati con il colore dello strumento. La larghezza, questo cerchio, è fissata qui, e la forza con cui il colore è applicato, diciamo la quantità, è questo parametro, forza. Diciamo che più alta la forza, meno c'è possibilità di fare sfumature di colore. A ogni singolo passaggio viene applicato, diciamo, la forza di 25 in questo caso. Il colore che vogliamo mettere è un verde e comincia, oh, pardon, è un sole, quindi è un giallo, stavamo dicendo. Ed ecco che noi facciamo questo sole. Volendo possiamo appunto applicare un colore un pochino più chiaro al centro. Adesso facciamo un prato, stessa modalità, stessa caratteristica. Eccolo qui. Aspetta,
strumento attivato e il solito ritocca, andiamo sul verde e facciamo più passate. Ripeto, potremmo anche diminuire il numero di passate aumentando la forza, ma se noi volessimo dare un po' più di, ecco qua, colore verde qui e una sfumatura un pochino più leggera nel mezzo, lo possiamo fare in questo modo. Ed ecco qua. Questo è il principio base di questa, di questo sistema. Non è niente di complicato, c'è solo da avere magari un po' di manualità nel disegnare oggetti. Se vogliamo poi fare, che so, un albero nel mezzo, creiamo lo spazio per un tronco qui. Ancora selezioniamo lo strumento, andiamo sul colore più appropriato, facciamo un marrone e creiamo il nostro tronco con ancora i rami. Ops. Per selezionare qualcosa all'interno basta tenere premuto tasto maiuscolo. Eccolo qua. Anzi, se noi volessimo fare delle selezioni più precise, facciamo anche un'altra cosa con Alt. Potremmo fare direttamente la forma dei rami, ad esempio, e selezionare tutto ciò che è all'interno. Ci vuole un po' in questo caso. Ok. Selezionare ancora il marrone. E vediamo che vengono presi proprio i rami. Adesso naturalmente noi selezioniamo con maiuscolo bene ancora e facciamo la chioma, la applichiamo in questo modo dando un po' di ombreggiatura in basso, un po' più colore, un pochino più carico, e magari un colore un po' più leggerino qua giù dove c'è il sole. Ecco qua. E questa è la prima parte, a priorità di colore. In questa seconda parte vedremo come fare un mosaico a priorità di forma. Cioè prima andiamo a creare le forme e poi vi applicheremo il colore mosaicato e le tessere del mosaico praticamente. Come si fa? Facciamo una scena come quella precedente. Facciamo questo rettangolo, lo convertiamo da subito in tracciato, con Command Ctrl D lo duplichiamo con l'aggancio agli spigoli, ai riquadri, possiamo agganciarlo qui, ne diminuiamo la dimensione in questo caso, diamo ecco, una forma, un colore un pochino più intenso, qui il colore lo possiamo già applicare, sarà dopo che lo modificheremo. Diamo al cielo un colore un pochino più appropriato, eccoci qua. E adesso mettiamo il nostro sole giallo, andiamo a pescare il colore giallo del sole, lo mettiamo qui con maiuscolo e control, facciamo sì che sia una sfera perfetta. E adesso invece usciamo dallo strumento cerchio per creare con lo strumento tracciati lineari in questo caso un tronco molto stilizzato, naturalmente molto banale. Eccolo qua, gli diamo un colore marrone, bene, dopodiché ancora una volta con lo strumento ellisse, noi stavolta ecco, la facciamo proprio ellittica, questa diventa la chioma dei nostri alberi, clicchiamo
trasciniamo e premiamo su barra spaziatrice per avere una copia, uno stampo si chiama. Qui possiamo anche togliere il comando snap. Questa è la nostra chiamata dell'albero, la possiamo selezionare con command più, la uniamo e contemporaneamente ne facciamo un tracciato, la convertiamo in tracciato, quindi possiamo magari farla anche un pochino più schiacciata, un altro pochino, ecco, va bene, questa è la nostra scena che noi dovremo poi mosaicare. Per scrupolo selezioniamo tutto, vediamo ci sono alcuni tracciati, ma anche rimasto il cerchio. Allora, da oggetto a tracciato, ci assicuriamo così che tutto sia un tracciato. Facciamo una copia con Ctrl C che ci servirà perché adesso noi creiamo la griglia e la griglia dovrà avere più o meno le dimensioni, anzi, possiamo anche avere le dimensioni, modifica, incolla dimensione, ecco, sì, ok, e la facciamo solo un po' più grande. Adesso questo dovrà essere convertito in tracciato e qui si procede come nel caso precedente, genera tracciato, motivo Voronoi, dimensione media delle celle, ci può andare bene l'impostazione che avevamo usato precedentemente, lasciamo lavorare lo strumento e chiudiamo. Magari un tracciato di 4 nodi con il motivo Voronoi dentro. Trasformiamo il motivo in oggetto, quindi oggetto, motivo, da motivo ad oggetto, e adesso è diventato un contorno, non è più un motivo con nessun contorno, ma adesso è un contorno nero con un riempimento non impostato. Il contorno nero, se lo vogliamo fare più sottile, possiamo farlo, possiamo anche aprire il menu riempimenti e contorni, se volessimo una misura precisa, anziché una di quelle preimpostate, comunque per ora va bene così. È un tracciato, appunto. Ancora però dobbiamo modificare il contorno in tracciato e facciamo in questo modo. Allora, perfetto, abbiamo un gruppo di due oggetti, questo reticolo è diventato appunto un tracciato, non è più un contorno. Con Ctrl U dobbiamo sgruppare i due oggetti, vediamo un po', ecco qua. Perché qui si crea il bordo è una sorta di geometria fantasma, la dobbiamo eliminare. A questo punto questo lo sovrapponiamo al disegno, lo mettiamo qua, facciamo Ctrl C e lo usiamo in memoria, lo mettiamo in memoria. Allora, qui adesso dobbiamo operare più volte col comando differenza, mentre nell'altro caso lo facevamo su un singolo tracciato, qui sono più tracciati, quindi dobbiamo farlo più volte. Allora, selezioniamo con Alt e maiuscolo ciò che sta sotto, o meglio con Alt selezioniamo quello che sta sotto, con maiuscolo aggiungiamo quello che abbiamo appena selezionato a quello che già lo era. Ok, abbiamo il cielo e il tracciato. E con Command o Control meno, oppure con il comando menu tracciato differenza, noi creiamo appunto la differenza tra i due tracciati ed ecco questo effetto mosaico. Facciamo lo stesso con le altre figure, una per volta, perché il comando differenza può sì essere utilizzato su più tracciati contemporaneamente, ma dà degli effetti non voluti. Per avere una differenza, diciamo, reale, bisogna che siano selezionati solo due tracciati per volta. Allora, andiamo qui sul sole, vado avanti con le scorciatoie di tastiera che possono permettere un lavoro un pochino più rapido. Adesso anche qui. Ecco, e adesso l'ultimo è il terreno su cui facciamo. Ok, questo è il nostro mosaico di base. Volendo, noi possiamo ricoprire anche le fessure fra le varie caselle, praticamente rimettendo un'altra volta la nostra griglia e magari spostandola sul fondo, ma sinceramente non dà grandissimi risultati. Per
però comunque potrebbe essere gradevole. Io preferisco comunque toglierla. Adesso però come si vivacizza un po' questa immagine? Semplicemente, sempre utilizzando lo strumento ritocca, ma con una modalità diversa. Selezioniamo ora il tutto. Ok, 5 oggetti selezionati di tipo tracciato, che è corretto. E prima di fare questo dobbiamo separare il tracciato, perché come vedete ancora la selezione ci mostra che sono ancora i tracciati uniti. Dobbiamo creare delle singole tessere e quindi si fa con separa. Con separa noi abbiamo quindi che le tessere sono adesso singole. Selezioniamo il tutto, eccolo qua. Andiamo sullo strumento ritocca gli oggetti scolpendoli e dipingendoli e utilizzare il comando sfalsa i colori degli oggetti selezionati. Lo sfalsiamo con una larghezza che vogliamo noi, 5 se vogliamo lavorare in dettaglio, oppure magari 50 se ci serve magari una pennellata solo più grezza e brutale, 50 e poi mettiamo il valore, eccolo qua, in questo caso con una sola passata copriamo o copriremo tutto il disegno con una forza di 60, è la forza modificatrice del colore, di quanto i colori vengono sfalsati. Possiamo quindi avere un effetto abbastanza marcato con questo 60 oppure con un valore minore, qualcosa di meno aggressivo. Intanto qui mettiamoci un valore 25, ecco, abbastanza più calmo, e qui cominciamo subito a fare le passate e vediamo l'effetto che viene ottenuto. È abbastanza gradevole in effetti. Dopodiché, se volessimo lavorare un po' più di precisione, possiamo anche fare magari ecco qua, con qualche effetto un po' più evidente, ad esempio qui, oppure al centro o dalle parti, come volete. Chiaramente più alta è la forza e maggiore la distorsione, quindi si può anche uscire dallo spettro di colori previsto. Qui avete visto abbiamo dei punti di marrone, qui abbiamo punti di verde, quindi è un qualcosa che va utilizzato con una certa cautela. Torniamo quindi magari alla situazione precedente, che era un risultato piuttosto gradevole ed esattamente quello che volevamo ottenere. Grazie per la visione.